Ciao a tutti, sono GiuliaMashBoom24 e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con un nuovo episodio di Is It Love, Matt, il penultimo di questa settimana dedicata solo ed esclusivamente proprio a Matt. Infatti siamo all'episodio 69 e siamo andati parecchio avanti in realtà. Però, insomma, sì, mi dispiace che stiamo mano a mano finendo. Tra l'altro, nell'episodio di ieri, alla fine non abbiamo ucciso Daryl e niente, perché ci ha pensato qualcun altro a fargli del male, ovvero quei soliti tizi che, insomma, l'hanno ferito, non so che gli hanno fatto. E io, diciamo, che è stato un po' il karma dopo quello che lui ha fatto a noi. Però dai, poveraccio, comunque un po' mi dispiace. Comunque direi di iniziare subito. No, non è vero, prima di cominciare saluto Giorgia e Miriam che mi hanno chiesto di essere salutate nello scorso video e niente, detto grazie ovviamente sempre per guardare la serie perché mi fa piacere anche che commentate e vabbè, niente, stavolta iniziamo davvero. Purtroppo c'è sempre questo problema dell'energia che mi dà troppo sui nervi perché finisce proprio nel momento in cui sta succedendo qualcosa di importante. Non ricordo se più o meno con quale frase avevamo terminato, però stava succedendo comunque qualcosa con Daryl. Ah sì, ora mi ricordo. Praticamente noi l'abbiamo obbligato a dirci perché quei tizi, insomma, lo volevano uccidere praticamente. E lui ci doveva rispondere. Ecco, un avvertimento, ma cosa hai fatto? Tu vivi in un mondo fatato, non è il mio. Ma vai, va. Qui i cattivi decidono tutto. Iniziamo bene, non so neanche leggere. Qui i cattivi decidono tutto e alla fine vincono. Sì, scusate, controllo sempre ogni tanto qui se continuo a registrare perché ho paura che mi si stoppa la registrazione e perdo tutto. Sono pronti a riempirti di piombo solo perché hai attraversato la strada o non hai rispettato le loro regole. Hai sfidato queste regole? Ecco, appunto, perché mi sembra strano che mo ti uccidono a caso. Vabbè, uccidono no, però. Puoi metterla così. I miei occhi si soffermano sul suo petto e più precisamente sul suo tatuaggio. Di nuovo, l'ha già fatto, vabbè. Daryl segue il mio sguardo e lancia un'occhiata al tatuaggio dipinto sulla sua pelle illuminata dalla luna. È davvero sexy così? Chiedigli che cosa significa. Vabbè, chiedigli che cosa significa. Non ho intenzione di flirtare con lui in questo momento, sinceramente. Che cos'è? È il simbolo della Santa Muerte? Ah, cosa? La Santa Morte? Sotto il mio sguardo confuso, Daryl continua con un tono di voce monotono. È la mia guida, mi protegge. Questo personaggio, cioè Daryl, è inquietante, io non capisco. È un bel tatuaggio, è morboso. Ma in realtà, cioè, non sembra brutto, però il significato è brutto. Vabbè, è un bel tatuaggio, dai. Non sapevo ne avessi uno. Bello? L'ho fatto. Ah, ecco, non dovevamo dire che era bello, vabbè. L'ho fatto per imprimerlo sulla pelle perché è parte della mia vita. Scusa tanto se provo a farti un complimento. Sono sbalordita, credevo che un uomo come lui credesse solo in cose superficiali. Boh, una volta mi stava più simpatico Daryl, eh. Iniziavo un po' a odiarlo dopo quello che ci ha fatto. Ora che la preoccupazione è passata, un altro sentimento che avevo messo da parte si sta di nuovo facendo strada, la rabbia. Ecco, meno male, gli dice qualcosa, sennò questo la passa liscia così. Daryl, come hai potuto farmi questo? Stranamente, mentre pochi minuti prima avrei sicuramente urlato, la mia voce è calma, serena, ma ferma. Daryl si appoggia sui gomiti per raddrizzarsi, facendo una smorfia nel mentre. Ascolta, mi spiace per quello, è stato davvero stupido da parte mia. Non penso. Non riesco a parlare oggi, vabbè. Non pensare che scusandoti risolvi la questione, perché adesso immagino che lei ti sentirà in colpa per aver comunque in un certo senso tradito Matt. Stupido è il minimo che si possa dire. Sì, perché non è stato stupido, proprio. Vabbè. Non è stato solo stupido, ma anche irrispettoso e crudele. Il volto di Daryl si distorce come se per una volta fossi io a far male a lui. Oh, è giusto così, fatemi un po', scusate. Ho fatto un casino, Giulia, me ne sono accorta? Lasciandosi sfuggire un'imprecazione, si passa una mano fra i capelli. Si gratta il mento, mostrandosi visibilmente a disagio. All'inizio ti ho chiamato solo perché volevo vederti. E poi quando ho visto che mi stavi confondendo con Matt, che lui non c'era, non lo so, ho pensato di dover cogliere l'occasione. Scusate, io non mi ricordo adesso che cosa era successo. Ah, vabbè, ma.
Cioè, nel senso, avevamo ricevuto una chiamata, no? E non lo so, mi sembra che qui dove c'è scritto in questo caso Daryl, sul coso dove di solito è scritto il nome del personaggio, o c'erano i punti interrogativi a questo punto, o c'era scritto Matt. Perché ovviamente lei ha cominciato, cioè ha creduto che Matt fosse già tornato, perché Daryl in questo caso ha fatto finta di essere Matt, e quindi ci ha confuso, dicendo che lui era già tornato da Miami in teoria, quindi ha colto l'occasione anche se in modo sbagliato. Spero si sia capito qualcosa, perché è stato un po' contorto il mio ragionamento, però alla fine è ciò che è successo. L'occasione per cosa? Beep. Mio Dio. I suoi occhi si oscurano, la mascella si contrae, respira pesantemente. Beh, almeno non è riuscito nel suo intento, se quello era veramente il suo intento. Non l'avrei fatto. Ma se... No, vabbè, questo mi fa veramente incavolare, perché se era quello che lui stava sperando di fare da quando siamo arrivati al bar. Infatti, mi sembrava strano che Matt si comportasse così, insomma. Cioè, era quello che lui desiderava dall'inizio e poi si è fermato soltanto perché sono arrivati quei tizi, non è che stavi salendo. Sì, dai, non negare l'evidente, ti prego. Ma come no? Stavi salendo a casa mia, sai benissimo cosa significa. No, non sarei salito, avevo capito di stare andando troppo oltre, che ero andato troppo oltre, volevo dirtelo, ma poi siamo stati interrotti. Ah, non farmi ridere, è comoda così. Non lo so in realtà, se credergli o meno, perché non penso che se mo quelli non ci avessero interrotto, ci avessero interrotto, sì, non ci avessero interrotto, lui si sarebbe fermato. Però vabbè. Mi alzo improvvisamente dal letto facendo violenti gesti con le braccia. Calmati, Giulia. Ma... Mio Dio. Calmati. Dai, ma è già finita l'energia. Comunque, questo mi sta diventando troppo antipatico. Ma com'è possibile che cogli l'attimo? Comunque stai facendo del male a lei e anche al fratello, perché sai bene che loro due stanno insieme ora, quindi che cosa combini? Comunque, vabbè, faccio il solito minigioco e spero di riuscire a vedere anche il video, così almeno abbiamo almeno altri 200 punti di energia. Ok, per fortuna sono riuscito a vedere anche la pubblicità, quindi ecco gli altri due energie. Punti di energia, insomma. Come faccio a calmarmi? Ti rendi conto di quello che mi hai fatto? Io... No, certo che no. Sei troppo egocentrico per questo. Quello che vuoi prendi, eh? E chi se ne frega se nel frattempo gli altri soffrono, non è così? Oddio, ho paura di stare esagerando, però non è colpa mia, insomma io clicco le opzioni che ci stanno. Daryl si fa sfuggire un'altra imprecazione e cerca di raddrizzarsi maggiormente, ma la cosa lo fa gemere. Mi dispiace, Giulia, ma so dire solo mi dispiace, comunque tutto questo. Ma cosa? Cosa? Mi piaci, da quando ti ho visto il concerto ti penso tutto il tempo. A cosa tu... Ah, come tu non possa fidarti di me e so di non avere alcuna possibilità con Matt in mezzo, ma... Comunque no, guarda, non me ne ero assolutamente accorta. No, ovviamente sono ironica, però scusami tanto. Ti mi arrabbio sul serio con questo, mo, eh? No, seriamente, con Matt in mezzo. Alla fine è lei che deve scegliere, non è che Matt adesso che c'entra, poraccio, scusa, eh. Resta a bocca aperta, sfottilo. Non lo so perché io immagino che anche lei in realtà sappia già che insomma lui è innamorato di lei, quindi... Vabbè, però basta prenderlo in giro, mi dispiace, resta a bocca aperta. Tu cosa? Lo guardo corrucciata, facendo un passo indietro, è davvero l'ultima cosa a cui avrei pensato. Ma dai, ma si sapeva, ma vabbè, è un po' ingenua lei, eh? Hai capito? In questo caso non è una buona ragione per avermi fatto ciò che hai fatto. Bisogna essere pazzi per fare una cosa del genere, Daryl. Hai ragione, sono stupido. Matt è fantastico. Fine della discussione. Mi fa ridere. Ho capito, ma... Sì, sei pazzo, è vero. Non mettere Matt in mezzo, non fare il giochino. Non mettere Matt in mezzo. Lui è geloso di Matt, comunque. Matt è fantastico e sto con lui, non con te, quindi mettiamo le cose in chiaro. Non azzardarti mai più a metterti tra noi due. Oh, mi dispiace per lui, ovviamente, però c'ha ragione. Ma se lei ha scelto di stare con Matt, non è che tu adesso fai il geloso e ti metti sempre in mezzo lui, che non c'entra assolutamente niente in questo momento. Hai ragione, hai fatto la scelta giusta. Lui è migliore di noi due e lo è sempre stato. Povero, però adesso mi dispiace perché lui comunque vede il fratello comunque come una persona migliore di lui, però lui dovrebbe anche un po' migliorare perché se combinasse i casini.
Ho imparato attraverso botte e umiliazioni. Oh, ci ho provato a uniformarmi, il piccolo portoricano in mezzo agli americani, ma cosa credi? Non ho capito il senso della frase. Che se sei ecco, che se sei carino e gentile, se chiedi il permesso te lo danno. No, nessuno ti dà nulla, sei nato diverso, resti diverso, marchiato come bestiame. Che vuol dire? Non ho capito, perché? Quindi devi farti rispettare. Ah, ok, questo è il seguito. Non mostrare mai debolezze e mettere in mezzo le cose senza una e mettere le cose in chiaro senza una parola. Sì, oggi leggo a tratti, sono, vabbè, mezza cieca. E vabbè, e poveraccio anche lui, ovviamente, ha le sue buone ragioni, però. E non pensare che non mi importi di mio fratello. Da quando ci siamo tolti i pannolini ho vegliato su di lui. Sento che è sincero, mi sta manipolando. No, dai, è sincero stavolta. Nonostante ciò che ha fatto, nonostante la mia rabbia, sento trasparire onestà dalla sua voce. Come se la corazza si fosse aperta. Non riesco a immaginare cosa debba aver passato per avere una visione così dura della vita. Esatto, ma che ha fatto? Forse è per questo che comunque, insomma, fa sempre cose sbagliate. E la gente comunque lo perseguita, nel senso che cercano sempre di minacciarlo. Il fatto che si stia scusando mettendo da parte il suo orgoglio mi lascia indifferente. È finita l'energia? Questo episodio è stato un po', non lo so, triste, rabbia, tristezza e rabbia mischiati insieme. Non lo so, vedremo il seguito domani, che tra l'altro è Pasqua. Quindi faremo Pasqua in questo modo, yeah! No, vediamo davvero che succede perché sono curiosa di vedere. Sicuramente domani se ne andrà da casa di Daryl e boh, non lo so. Comunque, non so se odiare Daryl o meno dopo quello che ha fatto, perché comunque è stato sincero e mi dispiace avergli urlato contro, però vediamo, sicuramente poi le cose si sistemano pure tra loro due, però dai, possiamo dire che lei non ha tutti i torti, lui si è finto Matt, dai, mi sentirei anch'io così, perché comunque in un certo senso è come se avessi tradito Matt. Comunque niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se volete potete dirmi la vostra opinione nei commenti, chi ha ragione, se Giulia in questo caso, vabbè, il personaggio, quindi Matt oppure Daryl, vabbè, Matt in realtà non sa niente, quindi se Giulia o Daryl. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche, così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E detto questo, noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti! Follow me now, so yeah. Follow me now, so yeah. Follow me now, listen, na 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 na, yeah.